Bella a tutti ragazzi, sono Davirco, bentornati su Gameplay Channel e su Subnautica. Allora amici, proseguiamo la nostra serie su Subnautica. Naturalmente vi invito subito a lasciare un bel po' di like e condividete, naturalmente commentate, fatemi sapere sempre il vostro parere, se avete consigli o suggerimenti. Allora, io esco dalla base, vi faccio vedere, ho fatto qualcosina off camera, tra cui altri due pannelli solari che vedete qua, perché la stanza scanner, diciamo ciuccia veramente un fottio di corrente e di notte la base mi andava a zero, dato che di notte non riusciamo a caricare appunto e ad avere energia, dato che i pannelli solari ovviamente di notte non funzionano. Poi ho raccolto un bel po' di risorse in giro e mi sono fatto praticamente degli upgrade, come vedete qua, per la nostra stanza scanner, che sono il raggio della stanza. Praticamente ho visto un po' anche sulla wiki del gioco, in questo modo, con tutti gli upgrade, cioè con i 4 upgrade sull'aumento del raggio della stanza, dovrebbe arrivare fino a 500 metri, mi sembra. Come distanza, infatti, guardate come l'ologramma si è ingrandito molto di più rispetto a prima. Quindi, col fatto che noi abbiamo 3 aggiornamenti su 4, dovrei coprire un'area, mi sembra, di 400 metri. Mi pare. Se, adesso non vorrei dire cavolate, ma se non mi ricordo male, dovrebbe più o meno essere così. Allora, io vorrei appunto farmi quest'oggi la taglierina laser per poter comunque esplorare l'aurora, perché secondo me, a parte il Leviatano, l'aurora di sicuro nasconde dei progetti che effettivamente sono molto molto utili. Il problema è che appunto per fare la taglierina laser mi servono 2 diamanti. Quindi io sempre guardando un po' sulla wiki del gioco ho guardato la zona in cui spawnano i diamanti o comunque dove si possono trovare. E adesso vi faccio vedere, sperando di trovarla, ragazzi. Andiamo insieme, vediamo se riusciamo a trovarla, vediamo se riusciamo a farci questa benedetta taglierina laser, così da poter magari nel prossimo gameplay o anche in questo, adesso vediamo quanto ci mettiamo, esplorare appunto l'aurora e magari ripararla. Poi, già che avevo il saldatore, vedete che l'icona in alto a destra mi dice che c'è un messaggio radio, perché io col saldatore ho riparato anche il nostro pod. Qua aveva tutti dei fili rotti, qua c'era la radio rotta. Io l'ho riparata e credo di avere un messaggio. Sì. Riproduzione di una chiamata di soccorso preregistrata. Capsula di salvataggio 6. Ah! Ho un passeggero a bordo. Siamo atterrati 1 chilometro dal sito dello schianto, ma ci sono radiazioni nel percorso tra noi e il punto di ritrovo. Richiediamo assistenza immediata 6. Ah, quindi altri pod. Qualcuno ha mandato dei messaggi di soccorso e con le chiamate radio mi compaiono sull'HUD. Ok, non credo di trovare NPC vivi, non penso proprio. Ma la cosa utile però è che ci dà l'indicazione di dove sono le altre capsule di salvataggio, quindi magari ci permette di trovare anche delle cose interessanti al loro interno. Io tra l'altro ho esplorato un bel po' di zone, ragazzi, ci sono di quelle zone che sono uno spettacolo, veramente veramente uno spettacolo. E tra l'altro, sempre guardando sulla wiki del gioco e guardando anche i miei vecchi gameplay, nell'Aurora si entra da dove sono passato lo scorso gameplay, ma bisogna fare un po' di parkour, io non me lo ricordavo più e quindi per quello che non ero riuscito a entrare. E qua effettivamente credo che ci sia una capsula. No, non c'è però la capsula qua, non c'è niente. Gioco? Ah, ok, con calma. Fammele comparire con calma. Che cacchio volete? Cosa siete voi? Oh. Porca di quella miseria. Ma che cacchio. Ok, allora, a parte il fatto che le cose mi sono comparse all'ultimo, ma ci sono quelle cacchio di cose che non ho capito se sono piranha, sanguisughe o che cavolo sono, ma io necessariamente devo uscire però. Ah, io? Allora, cortesemente, sto lavorando. Che cacchio. Me lasciate lavorare un attimo? Che già sto gioco mi fa prendere i suoi infarti. Sì, ma cosa c'è qua dentro? Ma non c'è niente però qua. Questi? Non li posso prendere? No? Ho capito, ma mi hai fatto venire fino a qua? Non è che l'avevo già esplorato sto coso? E io non mi ricordo, sinceramente, anche perché qua non vedo nulla. Francamente non vedo nulla qua, ragazzi. Non vedo davvero nulla. Ma io le sanguisughe le posso prendere? No. Ah, qua, aspetta. Qua c'è qualcosa, eccolo qua.
apri scatola dati, pinne ultra scorrevoli. Ah, quindi i progetti me li sblocchi anche. Oh, oddio, oddio, madonna. No, vabbè, sì, però sto gioco, dai, per piacere. Un attimo di tranquillità. Ma io le sanguisughe. Oh, sì, vai. Ciao, sanguisuga, stammi bene. Sanguisugo piranha, non so che cacchio sia. Ma e guardala ancora, che mi si schianta contro. No, no, ok, quello è quello grosso. No, no, contro quello. Mamma mia, che cacchio di zona, però, eh. Tra l'altro, anche per esplorare oltretutto tanti relitti, ho bisogno comunque della taglierina laser per riuscire a entrarci, perché sennò non riesco ad entrarci. Quindi, necessariamente, ragazzi, la devo fare. Qua mi continuano ad attaccare ste cacchio di sanguisughe. Io, però, volevo vedere se magari non c'era qualche frammento interessante da ispezionare. Sì, ok, ma quello me lo tiri via sto segnale, che tanto ormai io sono arrivato lì, no? Aspetta che forse qua c'è qualcosa. Aspetta un po'. Ah no, c'è il tavolino da bar. Fammi vedere se posso scansionare qualcosa. No. Ok, no, qua non mi dà nient'altro. Qua c'è il tavolino da bar, ma ce l'ho già, quindi non me lo fa scansionare. No, non mi pare ci sia altro qua. Ok, però, come stavo dicendo, io qua ci sono già andato in sto pod. Non me lo puoi tirare via il segnale, a meno che non c'è qualcosa. No, non vorrei che magari mi sono perso magari qualcosa. Allora, quella l'ho presa. Ok, io altre cose qua non ne vedo. Le cose dati le ho prese. Non mi pare ci sia nient'altro, no? Ah no, ma aspetta, c'è qualcosa qua per terra. Aspetta, aspetta, aspetta. Eh no, c'è come? C'è qualcosa qua. Cos'è sta roba? Ah, PD abbandonato. Ah, ok. Ah, questo. Oh, Dio, vai, 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 vai. Scappa, scappa, scappa. Ok, oh. Vai, vai. Ouch, guardale. Guardale. Aio. Oh, con calma. Ma che cacchio? Ma ce l'avete con me oggi? Oggi, sempre ce l'avete con me. Ok, il PDA l'ho preso. L'equipaggio ha chiesto assistenza per attraversare le radiazioni. Sì, ho capito, ma me lo tiri via sto cacchio di segno che inizia a darmi un po' fastidio. Non c'è nient'altro, no? Non credo, no, perché non vorrei scordarmi qualcosa in giro, più che altro. Più che altro quello che non vorrei scordarmi qualcosa. Mi dai questo che non mi fido. Cioè, non so se magari devo fare qualcosa. Cos'è sto coso? Ah no, è un pesce che si era glitchato male. No, qua non c'è nient'altro. No, qua non mi fa fare nient'altro, quindi boh. Vabbè, scomparirà, spero, eh. Spero che prima o poi scompaia. Vabbè. Allora, io praticamente, wow, come siamo vicini all'aurora. Porca miseriaci. Io praticamente dovrei andare da quella parte là, andando praticamente dietro ai motori dell'aurora, andando dritto di là. Dovrei incontrare un bioma con appunto la possibilità di trovare dei diamanti. Allora, sì, sì, lo so. Allora, vediamo se siamo più o meno nel punto. Oh, occhio, occhio. Ma che non dovrebbero essere cattivi, però si sa mai, eh. Ok, in teoria la zona dovrebbe essere questa. Sì, perché c'erano anche questi cosi come bioma. Sto scendendo anche parecchio. Oh, esatto, dovrebbero essere questi. E su ste pareti rocciose dovrei riuscire a trovare appunto delle pietre nere. Ouch, ouch, oh. E che cavolo, un po' di rispetto. Allora, sono qua per i fatti miei. Ma porca miseria, come sono tutti incazzati con la vita qua. Aia, e basta. Cosa vuol dire nuoto? Cos'è successo? Oh, non mi va più il simut. Cos'è successo? Ah, ho finito la batteria? No, vuoi dire veramente che ho finito la batteria? Con quello lì incazzato? No, no. Cambiamela. Oh, meno male che è un'altra. Meno male che me la son portato, raga. Mi è pigliato un colpo, pensavo me l'avesse rotto. Ho detto, magari con una botta. Un altro messaggio radio. Azzo, quanti sono sti messaggi radio? Ok, qua c'è della roba, tra l'altro. Ma è... Aia! Allora, inizia a rompere tre quarti, eh. Ma che palle! Vattene per la tua strada, fatti la tua vita. Incontra gente. Oh, eccole qua le pietre nere, eccole qua. Oh, le ho trovate? Che culo.
Allora, proviamoci, ragazzi. Proviamoci, vediamo cosa c'è dentro. Ho trovato i diamanti. Ho trovato un diamante. E un diamante? Dov'è? 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 Diamante, diamante. Fighissima la cosa. Bella. Ok, allora la zona è giusta. Questo è quarzo, credo, no? Sì, questo è quarzo. Qua magari c'è qualcosa di utile. Piombo, beh, piombo assolutamente utile. Vediamo. Ah, tra l'altro, girando sempre nei biomi un po' più particolari, cioè un po' più lontani, come sto facendo adesso, ho trovato anche un sacco di minerali di cui non conoscevo assolutamente l'esistenza, come il mercurio. Là c'è un'altra pietra nera. Ah, un'altra è questa rossa che è... aspettate che muovo, ve lo dico che non mi ricordo. Aspettate, fatemi prendere prima questo. Altro diamante e mi posso fare la taglierina. Mercurio e c'era la magnetite forse anche che ho trovato in giro. Anche lì non mi chiedete cosa sia, cioè più che altro a cosa serva, perché non ne ho la più pallida idea. Allora, io già con due diamanti, ragazzi, beh, però se ne trovo un terzo, già che ce l'ho qua a portata, non è che mi faccia schifo, eh. Dell'oro, e infatti vedete sì che era giusto quello che dicevano. Praticamente in queste pietre nere trovate comunque sempre del materiale prezioso, o oro o diamanti. Quindi ottimo. Per cui se avete bisogno di questi materiali, ragazzi, giocate a Subnautica, appunto andate in questa zona qua che, come vedete, ne trovate. Aio! Ma porca di quella porca! Ma mi lasci tranquillo un attimo, un altro diamante. Questo cos'è? Del rame. Ma insomma, sta a massacrare il mio povero coso. Vai, ripara, va. Se no qua... che due balle, oh. Non mi fanno fare un cacchio. Sti cosi. Ok, tra l'altro bioma dove ci sono anche queste palle qua abnormi. Però io voglio assolutamente andare a vedere l'altro messaggio radio, ragazzi. Voglio assolutamente... cos'è? No, aspetta, scusate. Vedo una cosa che non... non riconosco come familiare. Che è sto coso? Cosa sarebbe? Cristallo di ossido di alluminio. Vabbè, io lo prendo nel dubbio. A qualcosa mi servirà di sicuro. L'ho trovato qua. Oh, come avete visto, roba che trovo io la prendo, poi prendo e ringrazio. Nel frattempo, dato che siamo qua, scusa, dove è andato? Aerosacco? Mi viene cortesemente qua che ho bisogno di un po' di cibo e un po' di acqua magari, giusto per... ok, grazie. Già che sono qua ne approfitto per fare un po' di spesa. Questo per... entra dentro, grazie. Questo è il nostro supermarket e io ovviamente ne approfitto come non mai. Tra l'altro mi sono spinto esplorando così appunto off camera quasi ai 200 metri. Ma come detto poi dovevo scendere oltre. Cosa strana è che il nostro Simut, se va sotto i 200 metri si spacca, noi a nuoto possiamo andarci senza nessun tipo di problema. Vabbè, misteri di Subnautica. Allora, qua c'è qualcosa di utile. Allora, qua vedo cose. Ouch! Chi è? Ma porca di quella... allora, tu... ok, vieni qua. Che cavolo. Un po' va bene, un po' sopporto, poi basta, non so io. Cos'è? Sea Glide ancora. Basta con sto Sea Glide. Basta. Basta, gioco. Me l'hai dato 8 miliardi di volte. Cosa ci sarà qua? Ovviamente il Sea Glide. Manco a chiederlo. Vabbè. Qua cosa ci sarà? L'ennesimo Sea Glide. E ovviamente non poteva che essere questo. Sì, ma non me ne frega niente a me del Sea Glide. Dai. Che palle. Dammi qualcosa di utile, porca di quella miseriaccia, porca. È un altro Sea Glide, ok. Vabbè, dammi almeno del titanio. Almeno evito di raccogliere titanio, quantomeno quello. Mi risparmia la fatica. Chi è? Chi è? Chi cacchio è? No, 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 no! Oh! Madonna, quelli che esplodono, porca miseria. Mi è uscito così dalla grotta. Li mortaci tua, via. Ma vaffan bagno. Dove cacchio era quel coso? Oh! Che siamo di nuovo quasi in base. Mamma mia, sto gioco è sempre un trauma. Quando mi devo spostare da qualche parte, ragazzi, c'ho sempre paura di iniziare il viaggio e di non fare mai più ritorno a casa. Perché sinceramente... aspetta, aspetta, aspetta. Una cosa che mi serve. Una cosa che mi serve. Vieni qua. Grazie. Vieni qua. Vieni qua. Inventario pieno? Va, fa un bagno allora. Scusate. Ma qua... oh, ok. Spavento, ho detto... ho perso il Simut.
Ok, dai. Allora, andiamo in base che così ci facciamo intanto un po' d'acqua, un po' di cibo e ci facciamo finalmente questa cacchio di taglierina laser. Alleluia, ragazzi. Oh, no, no, aspetta, aspetta, però che prima voglio rispondere subito alla chiamata. Magari il cibo me lo posso anche cucinare qua, già che ci sto. Mi riesce a salire, buon uomo? Ok, dai, così non spreco l'energia della nostra base. Ok, fammi due di acqua. Perfetto, fammi un po' di cibo. Buono. Vai, vai. Ci facciamo una bella grigliatina. Sì, lo so che c'è un messaggio. Adesso vediamo di fare tutto. Prima fatemi mangiare un attimo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vai. Chi è? Diga. Riproduzione chiamata di soccorso preregistrata. Sì. Arrivano spesso queste cavolo di chiamate. Qui ho gente dalla caffetteria. Ragazzi, ma che diavolo, non ci avevano detto che questo poteva accadere. Ok, la nostra capsula è stata quasi schiacciata dal vano del Simu durante la discesa. Ora siamo sospesi sul bordo di un sistema di caverne e questo orribile coso a forma di serpente sta cercando di mangiare lo scafo. Ok, coso a forma di serpente credo che intendano il Leviatano. Credo. Luogo del segnale caricato sul PDA. Ah, è là. Quattro. Beh, ci potremmo anche andare. Ci potremmo anche fare una volata. Quasi quasi. Vicino di però è strano perché non è vicino all'Aurora. Quindi. In realtà è qua vicino. Comunque perché sono a 400 metri. Quindi più o meno vicino a dove eravamo noi prima. In realtà. Ok. Allora. Vediamo di fare così. Proviamo a uscire. Ah, questo è già da scansionare ed è un frammento di Simut, ok. E va bene, questo è sale. Gioco, non mi fare scherzi, eh. Ma qua intorno c'è qualcosa? No. Mi pare proprio di no. Allora, qua su Persiti non ne vedo, però c'è un PDA abbandonato. Ok. Ok, poi dovrò anche leggermi un po' la storia, ragazzi, perché hanno aggiunto una vera e propria storia. Qua è un uovo, credo. Uovo di creatura. Sì. Ok, però nelle vicinanze della capsula altre cose da scansionare non ce ne sono. Ma là c'è un relitto enorme dell'Aurora, che forse è quello che già avevamo visto peraltro. Però mi ero perso la capsula. Ok, qua sotto. No, mi sembra. Oh, cacchio, cacchio, cacchio. Vai, veloce, veloce, oddio ce l'ho il culo, oddio ce l'ho il culo, porca miseria, vai, 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 oh, che cavolo di infarto che mi fanno prendere tutte le volte sti cosi, sono cattivi, mamma mia quanto sono, ops, quanto sono incazzati, vabbè c'era di mezzo anche delle sanguisughe, quindi non ho così tanto rimorso effettivamente. Anche per questi reliti, in teoria dovrebbe esserci anche bisogno di usare la taglierina. Come dicevo, quindi ecco perché sono andato a cercarmi appunto i diamanti. Perché se no ho paura che senza quella, comunque anche nei reliti, tante cose non riusciamo a sbloccarle. Stanza scanner, nata volta. Aia! Aia! Che cacchio è? Porca miseria! Che cavolo! Ah, cacchio di pesce. Non so. Aia! Ma vaffanbagno. Ma cos'è che sono? Le sanguisughe ancora? Sì, sicuramente saranno quelle rompi. No, no, no. Lì c'è quello brutto. Ok. Lì c'è quello brutto. Quindi evitiamo. Evitiamo assolutamente di andarci qui. Taglierina laser. Già ce l'ho. Porca miseria. Porca. Me ne frega niente a me della taglierina laser. Vabbè, comunque. Allora, direi che abbiamo anche trovato due capsule, mamma mia se sono incazzati quelli. Per cui direi di farci a questo punto la nostra bella taglierina laser. La taglierina laser. Allora, ok, mi manca solo lo zolfo delle caverne che però ancora dovrei avere in giro. Allora, ne ho uno qua. Però devo mettere via un po' di. Intanto il quarzo, il piombo, il titanio, questo me lo dai. Allora, diamante lo teniamo, butta dentro un po' di titanio.
dell'altro zolfo. Dovrei averlo in teoria in giro, ma non mi ricordo più dove cavolo. Eccolo qua. Ok. Sì, infatti mi ricordavo di averne un bel po'. Allora, dai, vediamo se riusciamo a fare la taglierina laser. Perfetto. Così, finalmente, ragazzi, abbiamo anche questa. Meno male. Mi avete anche consigliato di fare la trappola gravitazionale, perché mi avete detto che raccoglie praticamente oggetti. E io effettivamente me lo vorrei fare per provare. E di spiegabile, ci facciamo a questo punto sta trappola gravitazionale e vediamo com'è. Perché anche questa non l'ho mai usata. Allora, cosa devo fare? Mo' con questa cosa. Allora, usa la gravità artificiale per attrarre oggetti leggeri. Ok, non lo so, mettimela qua nell'uno. Cosa devo fare? Ma devo lasciarla così? Penso. Sì. Ah! Wow! Ah, che figata! Ah, che figata sta cosa! Ma poi come me li prendo così o mi dai un inventario? È tipo quello che utilizziamo già noi di fondo. Ma ok, poi i pesci che hai preso me li hai messi tutti in inventario, no, solo uno. In realtà solo uno credo tu mi abbia messo nell'inventario, giusto? Sì. Mi sa di sì. Vabbè, senti, io ti mollo qua. Tu fai il tuo lavoro, che comunque è utile lo stesso, perché tanto poi al massimo me li posso anche prendere poi con questo e con calma me li tiro su senza problemi. Guardate che comodità che c'ha sta cosa. No, 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 non la trappola, no, no, piano, stavo lanciando via la trappola. Me ne prendo un bel po', comoda sta cosa, ma ha una batteria. No? Mi puoi dare delle informazioni in più? Mi hai preso anche quello per l'acqua, grazie, questo mi serve. No. No, perché non mi funziona più? Il cavolo di coso? Ma perché scarico? Sorgente di energia di scambio. Ma perché scarica? Ah, eh sì, ca ah, cavolo, mi si è scaricata la batteria di questo. Vabbè, che sfiga però. Che cavolo di sfortuna. Vabbè, dammelo così che lo prendo a mano. Sì, lo so, signorina. Ok, dai, beh, abbiamo anche recuperato parecchio. E tra l'altro ho visto che c'era un altro segnale. Ammazza, anche sti segnali radio, ce n'è uno ogni 20 secondi, eh. Guardate qua la quantità di pesci che mi ha preso. Ah, e poi è figo perché me li tiene tutti così. Capsula di salvataggio 17. Sì, perché la nostra è tra l'altro al numero. Non me lo ricorderò mai, mai nella vita. La numero 5 è la nostra, ok. Allora, andiamo a vedere un po' qua. Che cosa vogliono adesso? Ok, dimmi cose. Ok, vediamo cosa è successo. Ufficiale Kin. Qui ufficiale Kin della capsula 19. Il capitano è andato. Ho assunto il comando. L'ultima cosa che il capitano ha fatto è stata darmi le coordinate di una terra emersa. Ci raggrupperemo lì, 1,5 km a sud-ovest dal sito dell'impatto. Ah, sarà l'isoletta che già avevano aggiunto ai tempi, appunto, su Subnautica. Rimanete uniti, buona fortuna. Coordinate per il ritrovo corrotte. Coordinate risalenti all'origine della trasmissione scaricate. Ok, sì, ma dovrebbe essere in teoria là, esatto. Quindi abbiamo anche questa cosa da fare, che già volevo fare, peraltro perché ero curioso. Dovremmo andare praticamente esattamente, già una volta era nella stessa ubicazione, si seguiva il sedere dell'Aurora, si andava giù di là, praticamente giù in quella direzione sempre dritto, e si incontrava questa isola emersa, che era l'unica zona, diciamo così, di terraferma di tutto il gioco. Poi non so se ne hanno aggiunte altro o meno. Tra l'altro qua mi stavo scordando il Simut. E quindi anche quello lo esploreremo. Per cui vediamo magari nel prossimo gameplay. Già che adesso un po' di risorse le ho prese, altre le prenderò off camera, così mi attrezzo bene e magari nel prossimo gameplay vedremo se riusciremo a fare entrambe le cose. Magari andiamo a riparare l'Aurora e cercheremo magari anche di trovare quest'isola emersa dove tra l'altro è arrivata anche la chiamata di soccorso della capsula 19. Va bene ragazzi, che dire, io posso concludere qua questo nuovo episodio dedicato appunto a Subnautica. Mi raccomando, forza con i like, condividete, commentate e iscrivetevi al canale se non siete
siete iscritti. Detto questo, io vi saluto, noi ci rivediamo al prossimo gameplay. Ciao belli!